Benvenuti, Elite Webinar, terzo episodio. Oggi è il famigerato 4 maggio. Speriamo che tutti stiate bene e che possiate avere la possibilità di riniziare l'attività. Noi continuiamo con questa nostra esperienza di CSP Fea Play, che è questa piattaforma con la quale da metà marzo abbiamo iniziato a darci da fare per rimanere vicini, per iniziare qualcosa che probabilmente andrà ben oltre questa situazione contingente iniziale. Vogliamo davvero con il vostro aiuto, con i vostri suggerimenti, proseguire su questa strada dei webinar. E iniziamo il mese di maggio e il mese di maggio sarà un mese intensissimo perché abbiamo già riempito tutto il palinsesto e abbiamo un'idea addirittura per cosa fare a giugno, anche grazie al fatto che voi ci avete raccontato un po' quello che desiderate ascoltare, quello che vorreste vedere e poi dovremo anche cercare di in questa nuova fase, ricalibrare anche il momento nel quale fare questi webinar in live. Sapete che in ogni caso i live, sono registrati e di conseguenza avete la possibilità di, rivederveli nel momento più opportuno, però, la versione live vi permette di partecipare e per noi è importantissima perché ci permette di sapere da voi di feedback. Oggi è una giornata speciale perché siamo in collegamento dalla parte opposta, dagli antipodi del nostro pianeta e non vi voglio ancora anticipare nulla, ma abbiamo un collegamento in ogni caso con la Nuova Zelanda. Parleremo di ingegneria, safety science e appunto parleremo di quello che sta accadendo in Nuova Zelanda, ma come vi accorgerete che ha a che fare molto da vicino con noi, con l'Italia. Quindi benvenuti a tutti, Elite Webinar, webinar preparati da CSP. Elite Webinar è la serie che chiama a parlare gli esperti in applicazioni specifiche dei quali imparare teoria e trucchi del mestiere in live della durata di circa un'ora e mezza con la partecipazione di professionisti esperti e anche con docenti. E oggi abbiamo sia l'uno che l'altro. Parleremo di ingegneria e science safety e innovazioni dalla Nuova Zelanda. Domande come al solito, molti di voi. Ho visto la lista degli iscritti, alcuni di voi sono degli habitué e li ringrazio moltissimo per questa loro partecipazione, ma ringrazio e saluto anche tutti coloro che sono nuovi. Potete scrivere, per coloro che non lo sanno ancora, potete scrivere le vostre domande nella chat che trovate a destra. Quindi in questo vostro pannello di controllo GoToWebinar avete un piccolo tag di domande e uno anche di chat. In entrambe potete scrivere. In particolare quello delle domande ci è utile perché raccoglieremo tutte le vostre domande nella sessione finale di domande e risposte. Quindi io, mano a mano che il relatore parla, prenderò nota delle domande e poi alle domande daremo risposta al termine della presentazione. Attenzione che il webinar viene registrato, vogliamo renderlo immediatamente disponibile su YouTube, lo faremo entro 24-48 ore, ma in realtà lo facciamo sempre. Però questo webinar è in fase di registrazione, potete però stare tranquilli che non vengono registrate le vostre presenze, quindi viene garantita la vostra privacy in questa registrazione. Qualunque chat o qualunque domanda scriviate rimane assolutamente coperta dalla privacy, la leggo solo io e quando porrò il moderatore farò solo il vostro nome di battesimo. Quindi, giusto perché possiate riconoscere che stiamo parlando della vostra domanda. Oh, è arrivato il momento di iniziare. Non mi sono ancora presentato, ma insomma mi conoscete. Io sono l'ingegner Paolo Segala, sono
uno dei due titolari di CSP FEA, assieme all'ingegner Luigi Grigio. Però quello che è importante è il nostro ospite di oggi. Parleremo con il professore ingegnere Ruggero Lovreglio, che è docente universitario alla Massey University di Auckland, in Nuova Zelanda. È un PhD in ingegneria antincendio, ma la cosa assolutamente interessante, vedrete, è tutti i temi no di innovazione nei quali il professor Lovreglio è impegnato. Ruggero, tu mi senti? Puoi attivare il tuo microfono? Vedo, Forte e ecco. chiaro. Benvenuto, benvenuto Ruggero, benvenuto. Grazie mille, grazie a tutti. Senti, come sei in collegamento? Sei a Auckland? Intanto, prima Sì, domanda. sono qui a Auckland, qui sono le 8:40 di sera. Siamo nella stessa Ah. ancora, la stessa giornata. Ok. Infatti poi ieri sera prima di andare a dormire volevo mandarti un messaggio, dico, io vado a dormire un po', ma tu hai appena iniziato la giornata. Senti, lì è inverno, immagino. Siamo in fase autunnale, però come il clima qui è molto temperato, quindi siamo ancora un po' in mezze maniche. Ah, bene, 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 bene. Ma ti farò alla fine una domanda su come siete messi con l'emergenza coronavirus. Ne parliamo magari dopo. Prima intanto sentiamo un po' tutte quelle che sono le tue esperienze. Io volevo solo introdurti dicendo che ti ho invitato nel 2019 al congresso di ingegneria sismica italiana, dove curavo, era all'Aquila l'estate scorsa. E curavo tutta la parte, diciamo, dei relatori, andavo a caccia di relatori interessanti e diciamo che quando ho visto la tua attività, io ti ho conosciuto su LinkedIn, ho veramente interessantissima. Poi sei arrivato, hai fatto una presentazione, diciamo, legata alla sismica, però legata anche alla virtual reality. E credo che, insomma, avere scoperto che tu ti occupavi già in tempi, diciamo, non sospetti di tutto ciò che, può essere la mobilità all'interno degli ospedali o dei luoghi con presenza del pubblico, quindi università, e poi racconterai tu un po' tutta la tua esperienza, improvvisamente oggi diventa di attualità, di iperattualità. E quindi sì, era proprio il caso di disturbarti fin dall'altra parte del mondo per poter avere una tua testimonianza di quello che stai facendo, perché già nel Lead Webinar numero 1, che invito tutti a rivedersi su YouTube se non l'avete seguito, abbiamo parlato con il professor Ciribini e con i suoi colleghi di quanto si è studiato in termini di mobilità delle persone all'interno degli ospedali. E credo che oggi ci sia una seconda puntata su questi tipi di contributi, anche allargata a tante altre cose. Quindi, Ruggero, a questo punto io vedo di, come abbiamo fatto fuori onda prima, di lasciarti il ruolo di relatore. E a questo punto, in qualche modo, tu dovresti fare partire Perfetto. il tuo screen. Vediamo un po' se tutto funziona. Perfetto, io già vedo e quindi credo che lo vedano tutti. Allora, Ruggero, a te la parola. Io spegnerò il microfono e ti lascerò parlare. Intanto mi dedicherò eventualmente a raccogliere le eventuali domande che arrivassero dai partecipanti. Anche oggi un numero inaspettato di partecipanti, quindi sono molto contento. Ruggero, a te la parola. Grazie mille. Ho preparato questa presentazione. Sarà un po' difficile farla in italiano, dato che ormai presento tutti i miei lavori in inglese, però scusatemi se nel caso esca qualche parola, che non ha molto senso nella lingua italiana. Mi scusi in anticipo. E in questa presentazione voglio un po' presentarvi quello che è stato il mio percorso, quello che faccio qui in Nuova Zelanda in termini di insegnamento, e poi
cercare di capire come gli strumenti che abbiamo sviluppato, strumenti di ingegneristica, ingegneristici, di ingegneria antincendio soprattutto, possano essere riutilizzati in un momento tragico come quello che stiamo vivendo per cercare di capire quanto possono essere sicuri gli ambienti in cui viviamo dal punto di vista public, dal punto di vista pubblico. Io ho effettuato un percorso di ingegneria civile, ho iniziato a studiare ingegneria civile al Politecnico di Bari, non ricordo nemmeno in che anno, mi sa prima nel 2007 se non ricordo male, quindi praticamente 13 anni fa o probabilmente anche 13 kg fa. E successivamente ho continuato col mio percorso e ho iniziato anche un percorso di specialistica in ingegneria civile, focalizzandomi molto sull'ingegneria strutturale e antisismica. Tuttavia, verso la fine di questo percorso ho capito che quello non era proprio l'indirizzo che faceva per me. Mi sono laureato con pieni voti, ma non scuoteva il mio animo. E dopodiché, durante questo periodo di specialistica, ho scoperto l'ingegneria antincendio tramite il mio ex supervisor Enrico Ronchi. Dottor Enrico Ronchi è ora professore associato all'Università Lund. E tramite altri supervisor, quali Luigi Dell'Olio, che è professore all'Università di Santander, e il mio altro supervisor era il professor Dino Borri del Politecnico di Bari, ho scoperto che c'era questa possibilità di iniziare a studiare il comportamento umano in situazioni di emergenza, soprattutto in situazioni di incendio. Quindi ho avuto la possibilità di espandere quello che è stato il mio interesse anche attraverso un percorso di dottorato. E per essere onesti, sono stato molto fortunato nel finire il mio periodo universitario nel mezzo della crisi successiva al 2008. Infatti, inizialmente non avrei voluto fare un dottorato, però tuttavia non c'era molta alternativa e quindi mi sono chiesto, probabilmente dovresti fare un dottorato e vedere un po' se ti piace. E alla fine ho scoperto che quello era l'amore della mia vita dal punto di vista lavorativo. Una volta finito il mio percorso di dottorato, che si è svolto per la maggior parte in UK e in Svezia, dove sono stato visitor per 2 anni e mezzo, ho avuto la possibilità di emigrare in Nuova Zelanda. Qui vi propongo una immagine simpatica in cui sovrapponiamo la Nuova Zelanda all'Italia. Potete vedere come i due paesi siano molto simili dal punto di vista di estensione territoriale, con la sola differenza che in Italia siamo all'incirca 60 milioni e qui siamo poco meno di 5 milioni. Quindi c'è una densità popolativa molto molto bassa. Sono arrivato qui per fare studi di realtà virtuale, cercare di capire se potevamo utilizzare la realtà virtuale per insegnare al pubblico come comportarsi in situazioni di emergenza dovute a terremoto, quindi quali sono le procedure da eseguire durante il terremoto e quali sono le procedure da eseguire immediatamente dopo il terremoto. Quindi siamo riusciti anche a sviluppare questa piattaforma. Se andate un po' su YouTube e digitate il mio nome e cognome, potete vedere un po' di video di questa piattaforma che siamo riusciti a sviluppare. Ci sono anche delle pubblicazioni disponibili sul mio profilo ResearchGate. Durante il mio percorso poi sono riuscito a dare un contributo sostanziale alla ricerca, sia pubblicando molti articoli scientifici, ma ora anche facendo parte di gruppi editoriali di giornali, top journals, sulle tematiche dell'antincendio. E dopo aver terminato il mio percorso, il mio proprio percorso lavorativo qui come ricercatore all'Università di Auckland, alla fine diventato un docente universitario alla Massey University, che è localizzata nel nord della Nuova Zelanda, in Auckland. In termini di insegnamento, mi hanno portato qui per insegnare un po' di digital construction, dato che a Massey University c'è un programma in cui si insegna
construction, quindi costruzioni. E quindi mi hanno portato qui per insegnare un po' quelle che sono le nuove tecnologie che possono essere utilizzate nell'ambito costruttivo e soprattutto il BIM. E quindi ho fatto, insegno ogni anno più di 160 persone, probabilmente quest'anno ne saranno 200, cosa sono i BIM tools e come possono essere applicati per semplificarci la nostra vita. Ovviamente poi faccio anche molti seminari nel mondo reale, soprattutto con esperti di fire safety. Qui cerco di far mostrare loro le applicazioni esistenti che po possono facilitare il lavoro del fire safety engineer. E durante il mio percorso di insegnamento anche ho la possibilità di esporre tutti i miei studenti a tematiche molto più innovative come l'utilizzo della realtà virtuale e della realtà aumentata. La prima è dà la possibilità di immergere una persona in un ambiente completamente digitale, così come potete vedere nella piccola immagine a sinistra. La seconda, realtà aumentata, dà la possibilità di visualizzare ologrammi che facilitano quindi la visualizzazione di un progetto all'interno di un cantiere quando, per esempio, degli elementi non sono ancora esistenti. E infine, altri, come li chiamo qui, giocattoli con cui mi consentono di lavorare sono i sistemi di scannerizzazione 3D. Qui abbiamo molti, di questi strumenti. Durante, per esempio, la pandemia ho portato qui con me il mio laser scanner, mi sono un po' divertito a scannerizzare la casa della mia ragazza e al momento stiamo anche pianificando di prendere una flotta di droni e iniziare a fare ricerca utilizzando flotta di droni e mostrare queste attività anche ai nostri studenti in maniera tale che possano diventare gli esperti qui nel paese. Il mio percorso di ricerca e la maggior parte del lavoro che ho fatto dal punto di vista della ricerca è stato focalizzato molto sulla fire engineering. E quando si parla di fire engineering, sappiamo bene che per fare una valutazione se, di un edificio o più in generale di un built environment, quindi di una piattaforma, può essere anche di un sistema di trasporti, o anche di una zona di una, relativa a una cittadina, è necessario fare una stima e una comparazione tra quello che è il tempo necessario per evacuare un edificio, che è chiamato Required Safe Egress Time sulla destra, e questo deve essere comparato con il tempo che effettivamente il disastro dà a disposizione alle persone per evacuare. E per fare una stima di entrambe le parti, di entrambe le componenti dell'equazione, al momento esistono, oggigiorno esistono diversi modelli. Per fare una stima del tempo disponibile, available safe egress time, oggi utilizziamo molti modelli che simulano l'incendio. Uno dei più famosi è per esempio Fire Dynamic Simulation, conosciuto come FDS, che è stato sviluppato al NIST, dove ho anche lavorato per già 2 volte, sono stato un visitor lì da loro, in totale sono stato lì immagino 5 mesi. E invece per quanto riguarda la componente Required Safe Egress Time, oggigiorno utilizziamo modelli di evacuazione, o anche detti in italiano modelli di esodo. E la mia ricerca si focalizza molto su come sviluppare e migliorare questi modelli. Ora, se parliamo di movimenti di persone all'interno di enclosed space, di spazi confinati, direi, abbiamo 2 approcci possibili. In passato abbiamo utilizzato molto approcci macroscopici in cui cercavamo di simulare il comportamento di masse, come se fossero in maniera equivalente a un fluido. E quindi avevamo modelli fluidodinamici che venivano prestati e utilizzati per fare stima dei tempi necessari per evacuare edifici. Oggigiorno poi, scusate, poi esistono anche dei modelli, oggigiorno abbiamo anche sviluppato tantissimo dal punto di vista di modelli microscopici,
di cui discuteremo subito, e nel di mezzo ci sono dei modelli macroscopici che cercano di simulare parte dell'esodo con formulazioni macroscopiche e parte dell'esodo con modelli microscopici. Dal punto di vista modelli microscopici, questi possono essere anche differenziati tra modelli continui. Uno degli esempi è l'utilizzo dei modelli di social force, in cui abbiamo due o più agenti che interagiscono tra di loro, respingendosi così come farebbero delle particelle elettriche o delle particelle, o potrebbero attrarsi invece come potrebbero fare invece particelle pianeti. Utilizzerei delle similitudini gravitazionali. Dal punto di vista invece dei modelli discreti, abbiamo l'assunzione che lo spazio in cui l'agente possa muoversi può essere suddivisa in una scacchiera, e quindi l'agente che è rappresentato da uno di questi quadratini ha la possibilità di muoversi all'interno dello spazio. Quindi essenzialmente queste sono le due grandi filosofie oggi utilizzate per fare una simulazione dell'esodo di edifici, ma come vedremo, questi modelli possono essere utilizzati anche per altri scopi. Infatti, innanzitutto bisogna dire che abbiamo scoperto nell'ultimo paper che abbiamo pubblicato, potete vedere qui il titolo, è la buona notizia che è open source, quindi se digitate questo nome avete la possibilità di scaricare questo paper gratis. E potete vedere che al momento abbiamo identificato 75 modelli di esodo. E qui nella slide vi faccio vedere quelle che sono la lista dei modelli più utilizzati ad oggi. Potete vedere che probabilmente riconoscerete, se utilizzate modelli di esodo, alcuni di questi modelli. E immagino che queste statistiche non siano tanto dissimili da quello che è l'andamento anche dell'utilizzo di software lì in Italia. Dal punto di vista implementativo di questi modelli, qui vi sto mostrando un video di alcuni case study che abbiamo sviluppato con Enrico Ronchi, di cui avete letto nella parte iniziale del video. Questa, per esempio, è una simulazione di come si possa effettuare un esodo da una scuola, in cui questa simulazione è stata fatta da Enrico anni fa, ma abbiamo anche tante altre implementazioni. Questa è un'altra simulazione invece sviluppata da me su come simulare l'esodo da una stanza di insegnamento. Abbiamo altre simulazioni, questa è stata fatta invece con Unity, che è un motore grafico, un motore per sviluppare videogiochi, che può anche essere utilizzato per sviluppare simulazioni. Questa è un'altra simulazione in una galleria. Qui vi faccio vedere invece un'altra simulazione fatta con FDS Plasiva, in cui ci sono tanti agenti che cercano di evacuare da una stanza. Ho una situazione di bottleneck sviluppata da me in FDS Plasivak. Quindi questi modelli sono abbastanza versatili, non solo dal punto di vista dell'evacuazione, ma anche dal punto di vista anche di controllo della gestione della folla. Infatti, questi modelli, inizialmente sviluppati prevalentemente per il design, sono stati riutilizzati anche, possono essere anche riutilizzati, e oggi sono praticamente molto utilizzate anche per la gestione delle folle, ma anche per effettuare delle analisi forense. Per esempio, sono stati utilizzati in passato per analizzare quello che è stato il disastro del Monte Bianco. Il professor David Purser, che è una delle leggende del settore, è praticamente il professore che ha sviluppato il cosiddetto FED, un indice che permette di dirci qual è il livello di intossicazione di una persona. Se siete ingegneri antincendio e fate progettazione, dovreste essere familiari con il concetto del FED. Praticamente la stessa persona ha utilizzato un'implementazione di modelli di evacuazione per vedere come questi si fossero in grado di spiegare cosa fosse successo nel disastro del Monte Bianco. Tuttavia, il mondo cambia, i disastri cambiano, e posso dire che questi modelli possono diventare molto utili anche in situazioni
estreme e diverse come quelle che stiamo vivendo al giorno d'oggi con una crisi pandemica a livello mondiale che sta mettendo sotto stress non solo le economie, ma anche il nostro modo di vivere e anche il nostro modo di ripensare al modo in cui bisogna vivere finché non ci sarà la scoperta di un vaccino o di una cura per questo virus. Quello di cui volevo farvi vedere è che non siamo stati fermi. Dal punto di vista scientifico, stiamo facendo molto lavoro e stiamo già sviluppando nuove teorie e nuove implementazioni. La cosa molto interessante che ho trovato nel web negli ultime settimane è che molti di questi modelli di cui vi ho parlato sono stati riadattati e oggi possono darci degli strumenti per fare delle analisi relative al social distancing, di cui abbiamo sentito parlare, immagino, un po' dappertutto, anche lì in Italia, i famosi 2 metri. E poi discuteremo anche di questi 2 metri. E questi strumenti, in questo caso vi voglio proporre una carrellata di strumenti che sono riuscito a trovare sul web. Per esempio, Pathfinder dà la possibilità ora di esaminare e effettuare delle analisi di crowd management nel caso le persone tengano e rispettano queste norme dei 2 metri o qualsiasi altra distanza. Sono anche riuscito a trovare simulazioni interessanti fatte da Mass Motion. Ora qui vi sto proponendo degli screenshot in maniera tale da farvi vedere che non è roba che mi sono inventato, è roba che sono riuscito a scoprire nelle scorse settimane o navigando un po' nei social media. Quindi Mass Motion è un altro famosissimo software utilizzato per quanto riguarda l'evacuazione e crowd management, e ora dà anche questa possibilità. E come potete immaginare, se è una questione solamente di social distancing, dal punto di vista implementare queste regole all'interno di un software è essenzialmente non molto complicato. Altre implementazioni sono quelle di uCrowd. uCrowd è un modello neonato. Modello di simulazione delle masse che è praticamente nato da pochissimo, è stato sviluppato in un modello, in un sistema di in Unity, che è un sistema per sviluppare videogames, però ora è possibile utilizzare anche questo software per fare controlli delle folle anche in situazioni pandemiche. E infine, uno dei modelli più utilizzati nel trasporto sono i modelli sviluppati, uno dei modelli, i tanti modelli sviluppati e famosi nei trasporti, nel settore dei trasporti, sono i modelli sviluppati dal gruppo PTV. E anche in questo caso il loro modello che è utilizzato per quanto riguarda la simulazione dei pedoni è stato anche riadattato in questo caso per dare contributo e dare un aiuto per capire un po' quali sono gli effetti di diverse social distancing policy sull'utilizzo degli spazi in luogo pubblico. Quindi questi modelli, dal punto di vista, sono talmente generali che possono essere quindi utilizzati per simulare gli spazi necessari al di fuori di un supermercato, ma possono essere utilizzati per anche fare stime della gente che può essere lasciata entrare all'interno di luoghi pubblici affinché si possa garantire un livello di distanza sicuro. Tuttavia, e qui c'è la provocazione, questa presentazione che immagino e mi auspico possa sorgere domande, è il fatto che non ci abbiamo capito molto su come queste malattie, soprattutto il coronavirus, si diffonda. Abbiamo una defezione di 2 metri, però tuttavia non abbiamo ancora dei modelli solidi che ci permettono di capire dal punto di vista dei droplet, quindi della saliva, fino a che punto questa possa andare e diffondersi nell'immediata vicinanza di una persona che respira o starnutisce. Esistono tantissime pubblicazioni e anche
Alcune sono un po' sconvolgenti perché mostrano che è possibile arrivare con questa saliva anche fino a con saliva di dimensioni sostanziali anche a distanze di 6-7 metri. Quindi, dal punto di vista operativo, c'è tantissimo da fare dal punto di vista della ricerca per capire esattamente come il virus si diffonde, perché non si è capito tantissimo su quali sono e come sono le procedure di diffusione e di contagio. Ma tuttavia bisogna anche, e questo praticamente non è molto un lavoro ingegneristico, è più un lavoro da lasciare fare a medici e esperti in pandemie. Quello che possiamo fare invece dal punto di vista ingegneristico è quello di riadattare i modelli che esistono. Ora vi ho fatto vedere sinora modelli che hanno cercato di riaggiustare i modelli esistenti per situazioni pandemiche. Tuttavia, quello che bisogna chiedersi è che questi modelli sono stati sviluppati e calibrati utilizzando dati in cui le osservazioni erano state fatte in situazioni non pandemiche, in cui essenzialmente le persone non erano spaventate di avvicinarsi un po' troppo agli altri individui. Quindi essenzialmente sono modelli utilizzabili, però con delle forti limitazioni, dato che sono stati calibrati e stimati senza queste assunzioni. Quindi è necessario iniziare a fare degli studi per capire un po' quali sono le interazioni sociali di repulsione, se vogliamo parlare in termini di forze o di distanza in caso di situazioni pandemiche. E vorrei ricordarvi che anche tutti i cosiddetti social, scusate, i cosiddetti diagrammi fondamentali che correlano la velocità alla densità di popolazione o flussi alla densità di popolazione sono stati tutti sviluppati e osservati in situazioni non pandemiche. Quindi è necessario anche di rivedere un po' quali sono queste assunzioni di base di modelli esistenti, perché non è abbastanza dire che questi modelli possono essere riutilizzati solamente cambiando le distanze, social distancing all'interno di questi modelli. Quindi c'è molto più lavoro da fare in futuro per migliorare le capacità predittive di questi modelli. Ora, come possiamo fare questo? Diciamo che bisogna un po' vedere il lato positivo di questo disastro e cercare di collezionare quante più informazioni possibili da quello che sta succedendo. Ovviamente è un disastro e quindi ha tantissimi lati ne negativi, però dai disastri si possono imparare tante lezioni e osservando il comportamento attuale delle persone in casi reali si ha la possibilità e abbiamo ora la possibilità di studiare quelle che sono le interazioni sociali in diversi paesi e in diversi contesti che possono essere dal punto di vista ingegneristico molto interessanti, da supermercati, luoghi pubblici, ospedali. Quindi bisogna agire al momento, agire anche in fretta per cercare anche di collezionare queste tipologie di informazioni. Ovviamente in futuro, quando saremo al di fuori di questa pandemia, potremo anche iniziare a fare esperimenti di laboratorio, dicendo alla gente, immagina di essere in una situazione di pandemia e cercare di osservare il loro comportamento all'interno di una folla virtualmente ammalata e cercare di fare questi studi di interazione utilizzando la realtà virtuale di cui sono abbastanza esperto e stiamo utilizzando tantissimo per fare altri studi non per situazioni al momento pandemica, però posso dirvi che questo potrebbe essere anche uno spiraglio futuro per future ricerche, dato che bisogna essere pronti per quello e iniziare a prepararsi per quella che sarà anche la prossima pandemia. Ed essenzialmente vorrei terminare qui con la presentazione. Volevo dirvi che se avete l'interesse di collegarmi con me, sono praticamente su praticamente quasi tutte le piattaforme social, sono su Twitter, sono su LinkedIn e potete
Ovviamente la mia speranza è che di condividere con voi quella che è la frase che utilizziamo qui tra di noi a Masi è stay strong and stay safe. Bisogna essere forti e bisogna tuttavia essere in condizioni di safety, di sicurezza e non prendere troppi rischi in questo momento drammatico dell'uomo, dell'umanità su scala mondiale. E grazie mille per l'attenzione, resto qui in attesa per domande. Grazie Paolo. Grazie, grazie Ruggero. Allora, al momento io non vedo domande, ma ne ho tante io. E Perfetto. quindi la questione è estremamente interessante. Diciamo, vediamo un attimo di. Allora, dunque, adesso immagino, mi riprendo un attimo il ore perché volevo rimanere sul. Dunque, webinar, scusate, assegna, ecco. Oh, questa mattina evidentemente funziono in modalità slow, quindi eccoci qua. Eccoci qua. È lunedì. Allora, ti dicevo, l'argomento è estremamente interessante. Noi qui in CSP FEA da diverso tempo siamo stati chiamati da ARUP. In particolare Oasis, che è la software house di ARUP per distribuire in Italia il software Mass Motion. E, Esatto. abbiamo iniziato a farci delle esperienze. Noi eravamo ingegneri strutturisti, quindi la nostra esperienza era nulla all'inizio su strumenti di simulazione del movimento delle folle. Abbiamo trovato che, appunto, intanto ci sono due aspetti. Uno è una situazione di evacuazione, è un po' quello che hai detto anche tu, cioè il comportamento non possiamo aspettarci che sia lo stesso e non possiamo basarci sugli stessi dati raccolti, collezionati, quello che riguarda un'evacuazione per una situazione di pericolo, che può essere l'incendio oppure può essere il terremoto. E probabilmente queste due, è una domanda che magari mi rispondi, la popolazione ha modi di comportarsi un po' diversi tra un incendio e un terremoto, e comunque ancora diverso appunto, del comportamento delle persone all'interno di un ambiente, direi, in esercizio, cioè quando l'ambiente sta funzionando appropriatamente, quindi in maniera corretta. E quindi, per esempio, in questo caso, non so se si riesce a vedere questo video che avevi riportato anche tu, è il movimento delle persone all'interno di una sala di esposizione di un museo. Il tema della visita dei musei è un tema, insomma, sul quale poi bisognerà anche studiare come organizzarsi, anche da questo punto di vista. E tu giustamente sottolinei che abbiamo bisogno adesso di capire come si comporta la gente, non tanto per un'evacuazione, non tanto per un incendio, ma come si comporta in un ambiente, in condizioni normali, per il fatto che appunto siamo in una pandemia. Questo è un fatto che tu hai sottolineato, sul quale io mi sono proprio preso appunti perché è importante. In effetti, quando abbiamo parlato con gli sviluppatori di Mass Motion che stavano in questi giorni sviluppando le nuove funzionalità, il tema era quante persone effettivamente, quale percentuale della popolazione che stiamo esaminando, la popolazione con cui stiamo popolando il nostro ambiente, quanta popolazione rispetterà il social distancing? E quanta magari si dimenticherà di rispettarlo. Era questo quello che tu intendevi quando dicevi abbiamo bisogno Esatto. anche di studiare. Esatto, bisogna iniziare a effettuare studi e questi possono essere fatti posizionando telecamere, utilizzando dati esistenti per capire un po' quali sono le social interdistanza, le di interdistanze tra persone all'interno di
situazioni in cui possiamo già investigarle. Ora state passando alla riapertura parziale lì in Italia e quindi ci sarà anche la possibilità di collezionare molti più di questi dati. Ci sono tante domande. Quanto tempo una persona rimane in allerta? Quanto tempo è possibile restare focalizzati sull'idea che bisogna stare distante dagli altri? Perché io osservo su me stesso quando vado qui al supermercato che inizialmente ho una soglia di attenzione molto alta, però dato che sto effettuando tanti altri task, decidere che farina comprare, che mozzarella comprare, e non ne stanno molte qui in Nuova Zelanda purtroppo. Capisci bene che il mio focus diventa più sulla mozzarella che sulla persona che mi stanno accanto per metterla a sorridere. Però essenzialmente questi sono tutti comportamenti che bisogna osservare e praticamente probabilmente bisognerebbe dare un reminder a tutti quanti all'interno di ambienti pubblici di controllare se stanno effettivamente mantenendo la distanza o utilizzare sistemi che ci danno dei beep quando ci stiamo avvicinando troppo ad altre persone. Ci sono tanti sistemi tecnologici che possono essere utilizzati per effettuare questa tipologia di allerta. Però non siamo pronti dal punto di vista, abbiamo la tecnologia, ma non siamo pronti dal punto di vista implementativo oggi. Sì, io vedo che per esempio qua in Italia, poi non so, te lo dico perché non tanto per fare polemiche con l'Italia, ma per confrontarmi con la tua esperienza in Nuova Zelanda. C'è una grandissima enfasi, diciamo, della comunicazione di massa, quindi dei media. Dei politici tramite i media e dei media stessi su appunto rispetto delle regole così. Però effettivamente, cioè, al punto in qualche modo da sembrare quasi coercitivo, quasi da sceriffi, mi raccomando, attenti che siano rispettate, torniamo di nuovo in lockdown, chiudo tutto, cioè i governatori delle regioni dicono chiudo tutto, riapro tutto, comportatevi bene, eccetera. Quindi ci si affida tutto sulla speranza o sul messaggio forzoso alla popolazione. Ma come hai sottolineato tu, siamo esseri umani e per quanto vogliamo rispettare, la maggior parte di noi vuole, in generale in una popolazione, insomma, una maggioranza cerca di rispettare le regole. Per quanto lo facciamo, poi ci distraiamo perché non usciamo per rispettare le regole, usciamo per fare altre cose e cerchiamo di rispettarle, ma sono regole nuove, me ne accorgo anch'io sul luogo di lavoro. Se c'è, questa mattina non funzionava l'internet e dovevamo cominciare il webinar ed ero ovviamente in sotto stress per questa cosa. E di conseguenza il social distancing a quel punto diventava secondario, non nel senso che lo volessi evitare, ma nel senso che se hai in mente un problema più grosso, gli altri diventano secondari. In Nuova Zelanda come sta funzionando questa cosa? Cioè, avete Allora, effettivamente dei bisogna sistemi dire. di warning? Sarebbe molto utile quello che dici tu, no? Cioè, sembra un po'. In Italia suona un po' sciocco mettere dei cartelli che ricordano questi comportamenti, perché noi, cioè, tendenzialmente noi italiani non ubbidiamo molto ai cartelli, però in realtà sono dei promemoria, sono qualcosa che noi vorremmo rispettare e che qualcuno ci ricorda di farlo. No, posso dire che qui la situazione è molto più facile da gestire. Viviamo su due isole, siamo 5 milioni di popolazione. La pandemia è arrivata molto dopo rispetto alla situazione italiana, quindi abbiamo imparato molto dall'Italia, da quello che era necessario fare osservando l'Italia. Quindi qui ora si fanno grandi dicendo che sono stati i maestri, gli esperti di come gestire una pandemia. Ma l'hanno fatta a spese di altri paesi in cui non si era pronti, non si sapeva ancora di che cosa stesse parlando. E mi metto io in prima persona a dire: non ci avevo capito una mazza. Immaginavo che questi numeri fossero pompati e non si era capita in tanti qual era la gravità.
Esistono anche qui gli sceriffi. Ci sono stati tanti Chiaro. furbetti che sono stati multati. Ovviamente non abbiamo persone molto folcloristiche come tante persone nella scena politica italiana qui in Nuova Zelanda. Diciamo che è molto più facile contenere e cercare di avere un paese che lavori insieme. Tuttavia, anche qui alcuni membri dell'opposizione hanno iniziato a parlare in maniera, ad agire e comunicare in maniera molto sgradevole dal mio punto di vista, così come ho visto fare in Italia. Su questo punto di vista non voglio entrare su dettagli No, politici, ma infatti da siamo cattolico io in mi lego a quello che il Papa ha detto pochi giorni fa. torniamo a fare gli ingegneri, no? E diciamo che, per esempio, parlando con i tecnici di Oasis Mass Motion, un ragionamento che abbiamo fatto, su cui convergiamo un po' tutti, è la comparazione di scenari. Quel video Esatto. che state vedendo in questo momento permette, più che avere un valore assoluto sul quale appunto siamo tutti dubitosi, nel senso che abbiamo dei problemi anche a ragionare basandoci su dei modelli che non sono di tipo pandemico e di conseguenza non sappiamo, per farla, diciamo, per dire due parole, come funziona questo tipo di modellazione. Sostanzialmente noi abbiamo delle masse di persone, degli individui, degli agenti, come vengono chiamati, persone che si muovono, le quali vedete sono rosse quando entrano in una vicinanza maggiore della distanza X che può essere impostata, quindi magari 2 metri, ma uno può impostare qualunque distanza, e rimangono di un altro colore invece quando mantengono le distanze corrette. Ecco, questa modellazione qui prevede due cose. Uno, che il comportamento delle persone a questo punto sia di tipo pandemico, quindi rispettino, cerchino di rispettare. Però chiaramente in un modello del genere, se io assegno a un agente un comportamento pandemico, quindi di social distancing consapevole, è chiaro che quell'agente continuerà a farlo per tutto il tempo, perché non riusciamo ad inserire ulteriori modelli confusionali per i quali la persona smette di avere atteggiamento. Possiamo semplicemente dire l'X% della popolazione con la quale vado a popolare il mio modello avrà un comportamento di social distancing e un altro X% invece ne avrà un comportamento che dimentica questo, come il fatto di assembrarsi vicino a un ingresso, come possiamo vedere anche in queste immagini di simulazione. Ecco, magari un approccio potrebbe essere questo. L'altro approccio, secondo me, è quello di fare più simulazioni varianti per vedere quanto sensitivo è il modello. Perché se io in qualche modo creo una coda all'ingresso ed evito che all'interno ci siano degli assembramenti davanti ai tornelli, magari questo comportamento non di social distancing potrebbe essere mitigato e potrebbe non essere così importante sapere quanta gente lo rispetta oppure no. In un ambiente poco Esattamente. frequentato ti viene anche non correre proprio vicino appresso alle altre persone. Ecco. Poi l'altra cosa invece di comparazione dei modelli è proprio quella di dire, bene, se io non faccio nessun tipo di misura, se non prendo nessun tipo, se non istruisco le persone a comportarsi, a seguire delle code, come è per esempio nel caso di questa animazione in questo momento, avrò un certo tipo di risultato. Se invece inizio a dare dei suggerimenti su code, su distanze, eccetera, ne ho un altro. Questo ci permette di capire, la comparazione dei modelli ci permette di capire quali possono essere, diciamo, delle sistemazioni accettabili in epoca, diciamo, di coronavirus. Credo che, cioè, non so cosa ne pensi, insomma, No, di questa esattamente. comparazione. Alla fine tutti i modelli sono sempre una mera rappresentazione della realtà, quindi avranno sempre delle limitazioni, chi più, chi meno. E questa è l'idea, di base che stiamo proponendo. Abbiamo degli strumenti, cerchiamo di utilizzarli
nella migliore modo possibile, sapendo, essendo consapevoli delle loro limitazioni, però ci possono dare la possibilità di investigare diverse scelte, quella per esempio di differire l'ingresso di persone in ambienti pubblici. Se pensiamo agli orari di ufficio, bisognerebbe iniziare a differire l'ingresso e l'uscita dell'orario di e differire gli orari di lavoro all'interno di grandi edifici o all'interno delle fabbriche. Immagino che lì in Italia, ho sentito, ho ascoltato che lì in Italia si stava pensando anche di differire i tempi di ingresso sulle fabbriche. Quindi, Sì. avendo questi strumenti qui, ci dà la possibilità, anche mettendoci nella situazione di best scenario, di capire un po' che file si andrebbero a creare, che situazioni di rischio si andrebbero a creare. Quindi questi strumenti sono i benvenuti, nonostante si sia Bisogna essere consapevoli delle limitazioni che ci sono sul fatto che sono stati sviluppati e calibrati per altre situazioni. Se utilizzati in maniera smart, così come hai fatto mostrare, stai mostrando tu nel video, ci possono dare tantissime informazioni prima di prendere delle decisioni. L'importante è sempre utilizzare gli strumenti per prendere delle decisioni consapevoli, invece di prendere decisioni a caso e aspettare che la realtà ci dica se abbiamo fatto una scelta giusta o sbagliata. Ma in questo caso si andrebbe praticamente a giocare col rischio delle persone. Siamo ingegneri e cerchiamo sempre di minimizzare i rischi. E questa è l'importanza di utilizzare questi modelli di crowd, di È folla. chiaro. Senti, state ragionando, il tuo gruppo di ricerca sta ragionando anche sul comportamento all'interno degli ospedali in questa fase? Abbiamo appena pubblicato da poco degli studi fatti su prove di evacuazione antincendio, ma in situazioni normali. Praticamente al momento non c'è la possibilità assoluta di andare e contattare qualcuno in ospedale e chiedere di farci fare degli studi. La situazione era abbastanza sopra. Di allerta era sopra le righe, quindi eravamo anche lì con l'idea di fare altri studi per situazioni di evacuazione dovuta a incendio. Il progetto è stato stoppato perché si era una situazione di allerta e quindi non è stato possibile fare molto. La mia idea è quella di aspettare un po' che la situazione qui e lo stress si abbassi e cercare di capire se è possibile riutilizzare video che sono stati raccolti in questi edifici e riutilizzare questi video collezionati in questi edifici per fare degli studi e quindi ricalibrare questi modelli. Chiaro. Il tuo lavoro è interessantissimo e credo che questo scenario di rischio nuovo biologico si aggiunga a tutte le ricerche che hai fatto sul tema earthquake e fire, e credo che sì, ci sarà un impulso anche della ricerca anche in questa nuova situazione. Stai collaborando con università italiane, con ricercatori italiani in questo momento? Non specificatamente, in maniera specifica su questo soggetto, ma sì, sono ancora in contatto con tante università italiane, soprattutto con il Politecnico di Bari, con l'Università Politecnica delle Marche, e in contatto anche abbastanza con il Politecnico di Torino e a volte anche col Politecnico di Milano. Dipende molto dalle idee e dagli studenti che abbiamo che vogliono fare ricerca. Ci sono abbastanza contatti e molte volte vengo lì in visiting per lavorare con fantastici colleghi italiani. Rispetto a questi, sto facendo un po' domande no, non nell'ordine che andrebbero fatte, però perdonatemi, ma è proprio una chiacchierata. Insomma, l'idea dell'Elite Webinar è proprio quella di una chiacchierata, a braccio. Ma questi vari software che tu hai elencato, se non vado errato, differiscono anche un po' diciamo, dalle leggi che vengono implementate o comunque dall'approccio implementato. Cioè, ad
Alcuni implementano proprio l'analisi mediante agenti, altri implementano più un'analisi, diciamo, statistica, perché ho visto alcuni rendering che hai proposto, proponevano una densità di persone per metro quadro, mentre qui stiamo vedendo invece proprio singoli agenti. Ci sono queste differenze oppure puoi dire due parole su Per come si approccia? questa tipologia di studi, immagino che studi in ambienti confinati è necessario utilizzare modelli ad agente. Infatti, Modelli tutte le d'agente. applicazioni che ho mostrato da Pathfinder, uCrowd a PTV sono tutte implementazioni di modelli ad agenti che implementano diverse soluzioni di modelli continui. Ora non so esattamente cosa guida MassMotion, probabilmente Social Force Model, FDS plus PICA, Esattamente. PIVAC, Social Force Model. Invece abbiamo Pathfinder che implementa uno steering model. Sono essenzialmente diversi modi, approcci che possono essere utilizzati per implementare sempre il comportamento umano. Sì, perché questi modelli, Ruggero, sono estremamente easy, nel senso che caricando una pianta in DXF piuttosto che in IFC, e qui si aprirebbe tutto il tema BIM di questo approccio. Ma per esempio in questo caso l'animazione che vedete è stata realizzata partendo dal modello BIM, quindi da un file in formato IFC, ma fondamentalmente la semplicità con la quale sembra essere possibile fare queste modellazioni, bisogna fare invece i conti con una conoscenza della teoria che sta alle base, che sta dietro a questo, insomma, Esatto. Ed è no, questo quello che non è insegniamo qui in banale, Nuova sembra Zelanda. tutto facile, no? Ma E questo è lo sfottò che faccio ai miei studenti qui in Nuova Zelanda. Insegno anche con l'Università di Canterbury sul corso di modellazione di evacuazione. E lo sfottò che ogni anno faccio agli studenti è ricordarli che probabilmente il loro cuginetto è molto più smanettone di loro e più capace di creare una simulazione. Il fatto che qualcuno pagherà loro per fare quel lavoro è perché loro hanno le capacità di capire che parametri e che cosa c'è dietro il modello, perché non è un videogioco e non è chi è più bravo a fare la simulazione figa. Bisogna essere in grado di capire cosa c'è dietro il modello e che parametri settare per avere qualcosa che sia credibile. è Ma bella, bella, bella. Da ed ricordare è questa buono. tua frase. È ottimo che siano diventati così facili da utilizzare, interfacce grafiche siano diventate così semplici perché 10-15 anni fa era molto più complesso. Eh sì. Tuttavia, bisogna non dimenticarsi che grandi poteri, grandi responsabilità. Chiaro. Un'ultima domanda ti faccio è invece sulla gamification, quindi tu hai parlato anche di Unity, che è una piattaforma grafica che è nata per il che viene già utilizzata nell'ambiente, nel mondo delle costruzioni è abbastanza relativamente popolare, non dico tanto, ma insomma, qualche applicazione c'è. Da questo punto di vista, tu hai detto che potremmo trarre vantaggio da esperimenti in laboratorio nei quali chiederemo alle persone di comportarsi come se fosse una situazione pandemica. Tra l'altro, tutti l'abbiamo sperimentato, sappiamo bene che cos'è, perché magari se l'avessimo chiesto l'anno scorso alla gente, ma chissà se si sarebbe comportata in maniera attesa oppure in maniera così random. Questa è l'applicazione di virtual reality che ti immagini, potrebbe esserci anche altre applicazioni, ad esempio il Anche il training training, all'interno degli ospedali. esattamente. Cosa raccontami, dimmi un attimo le tue esperienze in altri rischi e quindi probabilmente applicabili anche a questo. La cosa più
più bella che si potrebbe fare è quella di raccogliere tutte le esperienze negli ospedali italiani da persone che hanno vissuto in prima persona e hanno potuto purtroppo anche sbagliare in prima persona perché siamo umani, non bisogna dimenticare che facciamo errori, e cercare di creare una lista di cosa bisogna essere capaci di fare e cosa bisogna sapere in situazioni di emergenza pandemica. Quindi potrebbe essere molto interessante sviluppare un sistema di training in realtà virtuale che aiuta a capire quali sono le procedure da seguire e quali sono le procedure da mettere in atto a seconda di quelli che sono gli scenari che si propongono. E a tal riguardo vorrei dirvi che la settimana scorsa è stato pubblicato uno dei miei ultimi lavori in cui abbiamo utilizzato la realtà virtuale per testare il training per l'utilizzo di estintori. E in questo paper in maniera interessante abbiamo comparato quello che è il training fatto utilizzando semplicemente un video e quello che è stato il training fatto con la realtà virtuale. E se ci fermiamo esattamente dopo il training, possiamo vedere che essenzialmente le persone hanno imparato le stesse informazioni. Quindi non c'è una vera differenza tra i due training. Però se andiamo a analizzare quello che la gente ricorda dopo 3-4 settimane, abbiamo osservato che essenzialmente la gente che ha effettuato il training utilizzando il video ha praticamente dimezzato le informazioni che ricordava. Invece la gente che ha fatto il training con la realtà virtuale ancora ricordava quasi tutte le informazioni. Quindi questo è stato un piccolo esperimento che ci ha aiutato a dimostrare l'efficacia di utilizzo della realtà virtuale per il training. Non bisogna farla solamente perché è interessante, è nuova e quindi la gente rimane sorpresa. È Ho chiaro, sempre qui con poi me i miei la visori di realtà virtuale perché ogni volta che ho tempo cerco sempre di inventarmi qualcosa di nuovo con questi visori qui. E il prezzo è essenzialmente diventato ridicolo per non utilizzare queste alternative. Bene, 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 interessantissimo. Spero, Ruggero, di poterti riospitare magari fra qualche mese quando avremo cominciato a sviluppare conoscenza, ricerca e anche sviluppo di soluzioni che poi anche noi come CSP FEA cerchiamo sempre e proponiamo sempre a tutti i nostri clienti perché in questo tema purtroppo bisogna fare di necessità virtù, non avremmo, nessuno l'avrebbe mai voluta questa cosa, ma adesso che c'è dobbiamo cercare di imparare la lezione. E come ingegneri dobbiamo fare la nostra parte. Possiamo fare molto, e quindi, però c'è molto da ricercare, c'è veramente una richiesta da parte della società che il mondo della ricerca e sviluppo, in particolare dell'Accademia che tu rappresenti, si dia molto da fare per questa cosa e anche battere il ferro finché è caldo, nel senso che, come dicevi tu, tarare gli strumenti che già abbiamo, perché questo è uno strumento che già abbiamo, ma tararli sulla base delle esperienze attuali è una cosa che bisogna farla in fretta, perché poi magari ci dimentichiamo, perdiamo i dettagli, il contorno delle cose diventa sfumato e magari non ricordiamo più dettagli essenziali di quella che è stata il comportamento in emergenza, un po' per tutti, insomma, perché si finisce col dimenticare cose che magari sono importanti. Quindi davvero spero di poterti risentire con delle novità su questa cosa e poi invito tutti ovviamente a seguire Ruggero su LinkedIn, sei Ho molto attivo condiviso su nella questo. chat il paper che ho menzionato sulla realtà virtuale, quindi è free. Perfetto, ottimo, Bisogna ottimo, ottimo. solamente cliccare sul link. Posso dire che io e tanti altri ricercatori dell'Italia e anche non italiani stiamo facendo quello che possiamo per generare nuovi sviluppi e nuove idee. Per utilizzare o reinventare sistemi che già utilizziamo per migliorare
livelli di sicurezza dei nostri edifici in qualsiasi tipologia di disastro. È la nostra passione, no, è la roba che non ci fa dormire la notte. È altrettanto, ti capisco, perché anche noi in Cesepifea siamo davvero appassionati. Quando abbiamo modelli numerici ci divertiamo tantissimo e non smettiamo mai di studiare. Poi magari siamo anche molto frustrati delle volte perché non riusciamo a raggiungere i risultati che vogliamo, ma anche quello fa parte del divertimento, insomma, in qualche modo. Certo. Bene, bene, bene. Allora, Ruggero, lasciami dire ancora due parole, poi ti farò salutare i nostri partecipanti. Ricordo a tutti che FEAPLAY è la nuova piattaforma streaming per gli ingegneri, è ideata da CSPFEA e la trovate sul sito di CSPFEA, quindi csp.net/fea-play. Episodi di maggio, abbiamo già un palinsesto, quindi vedete, per esempio, già questa settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, andremo avanti domani con un live training dove parleremo di connessioni in acciaio, poi avremo l'episodio 4 di Elite Webinar e questa volta ci trasferiremo nelle Marche, all'Università Politecnica delle Marche con Francesco Clementi, un bravissimo giovane ma bravissimo professore universitario. E poi abbiamo i nostri corsi CSP Class Live, sono i nostri corsi che ricordo durano 6-8 ore e danno diritto ai crediti formativi per gli ingegneri. Ancora un altro Elite Webinar, di nuovo sull'utilizzo del FEM nella vulnerabilità di strutture monumentali. Anzi, in questo l'episodio 5 vede il professor Francesco Clementi, mentre l'episodio 4 sulla modellazione accurata di strutture storiche vede la presenza di un bravissimo professionista molto molto dedicato all'accuratezza delle modellazioni FEM, che è l'ingegner Corrado Prandi. E poi la settimana successiva avremo ancora questa ulteriore carrellata, come la vedete qui. Vedremo anche nei prossimi giorni di lanciare dei sondaggi per chiedervi quali sono gli orari che preferite in questa che tutta Italia definisce la fase 2, di conseguenza magari possono essere interessanti trasmettere in orari differenti da quello delle 10:30 della mattina. Bene, detto tutto questo, io vi ringrazio per la partecipazione. Ruggero, anche a te un ringraziamento per esserti prestato. Adesso non ti faccio andare a letto tardi perché mi sembra che cosa sono le 9:30 di Sì, 9 e tre sono quarti di ancora sera. accettabili. Sì, fai ancora tempo a prendere uno spritz sulla veranda della tua villa con grande piscina che immagino tu abbia. Sto ancora Quindi combattendo per la andata piscina e con la mia ragazza. Arriverà. arriverà. Bene, complimenti e grazie infinite e ci sentiremo sicuramente a presto perché veramente complimenti per la tua attività è In bocca al lupo a voi tutti. sempre interessantissimo ascoltarti. Dicevo in bocca al lupo a voi tutti nella fase 2, siate forti. Grazie, 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 davvero molto apprezzato.